Ciao e benvenuti nel canale di Cosa Ovunque, dove le cose non accadono per un sacco di tempo e poi accadono tutte insieme. Bentornati, bentrovati, scusate, c'è stato un po' da fare qua. In realtà le cose sono andate un po' in un verso che non avevo mai programmato nella mia vita precedente, che poi è questa vita in realtà. Sono passati effettivamente quasi 2 anni, 2 anni in cui tutto è stato bloccato non soltanto dalla pandemia, ma anche da una specie di senso di non appartenenza alle cose, quindi e tutta questa voglia di rimanere per i cavoli miei è andata un po' a farsi... E sono 2 anni che non vivo a Roma stabilmente, 1 anno che non vivo a Roma proprio. Sono contenta? Sì, sono contenta. Sono stanca? Molto stanca. In realtà in quel contenta c'è anche una fettina di... qualcosa che non avrei mai voluto che accadesse, e non sto parlando di lei. Lei in realtà è arrivata e sono siamo felicissimi di averla con noi, ma purtroppo non tutto è andato come speravamo quando è successo di scoprire che non eravamo più in 2 ma eravamo in 3. In realtà penso che nessuno sapesse qui sul canale che fossimo già in 2. Penso di non aver mai parlato a nessuno in precedenza su questo canale della mia vita privata. Ciò che facevo vedere spesso era legato a eventi momentanei che accadevano in un determinato lasso di tempo nella mia vita, e poi viaggiando anche tanto, spostandomi tanto, non sempre c'era un filo continuo nella narrazione, quindi questi piccoli episodi di cose che ho pubblicato negli scorsi anni certo non hanno uno svolgimento, non hanno avuto proprio uno svolgimento classico. 2 anni fa ho deciso di tornare al nord, nel nord Italia, dove per una serie di eventi, episodi, forse anche un po' di caso, mi sono ritrovata a passare tanto tempo con il mio migliore amico, che in realtà mi ha fatto capire che forse questo era l'unico posto in cui avrei voluto stare e passare il mio attuale tempo, e in particolare con l'amore per il verde, la natura. E detto da una che ha vissuto in città per tutti questi anni, so che suona assurdo, ma ciò che più mi è mancato e ciò che più ho cercato in questi anni è sempre stato lui. Lei è arrivata e siamo stati tanto felici, perché in realtà non era calcolato e soprattutto voluto in quell'istante, ma quando è successo ci siamo proprio resi conto un'altra volta che doveva andare così, e a partire dal fatto che già eravamo convinti che fosse femmina, fino ad arrivare alla sensazione che c'era qualcosa che non andava, non sapevo cosa, e tutto ciò ci ha portato appunto a una situazione della quale mi è difficile parlare perché riguarda proprio lei. Lei non ha colpe di ciò, lei è piccola. Agata è nata il 25 settembre dell'anno scorso, ha 3 mesi e mezzo, e
In realtà ne ha due, però diciamo che ha 3 mesi e mezzo di vita fuori dalla pancia. È nata a 33 settimane perché qualcosa è andato storto ed è quel qualcosa che non ti aspetti che vada storto. Difficilmente vai a pensare possa andare male e, o comunque possa crearti delle complicazioni o addirittura possa essere una complicazione di per sé. È tutto accaduto molto in fretta in realtà. È stato un parto d'urgenza, ma di questo ne parleremo probabilmente in un altro video. Un video che forse intitolerò come video mamma video, cose da mamma, non lo so. Mi sono sentita male. Alla 30ª settimana ero già cotta di per sé, non dormivo da mesi. Io e il mio ragazzo abbiamo deciso di fare una visita, di portarmi all'ospedale. E dopo il mio ricovero, i medici scoprono che c'è qualcosa effettivamente che non va, e quel qualcosa che non va non è in me, ma è in lei. Diciamo che tutto è stato fatto passare per diabete gestazionale in un primo stadio. Il diabete gestazionale è un qualcosa che compare in gravidanza e teoricamente scompare poi, ma dopo il parto. Ma nel mio caso i valori erano talmente alti che decidono di trasferirmi dall'ospedale in cui ero all'ospedale più grande del Friuli. Ed è l'ospedale, uno degli ospedali più rinomati d'Europa, quindi meglio non mi poteva andare. Vengo ricoverata a Trieste dopo una settimana passata appunto nell'ospedale vicino a casa, dove decidono che mi terranno fino alla fine delle mie 40 settimane di gestazione. 2 mesi quasi di ricovero a letto. Lotto tantissimo per non impedirmi, per non farmi impedire insomma di camminare, di muovermi, perché comunque la diagnosi che mi era stata fatta era una diagnosi abbastanza generica riguardante appunto il mio diabete gestazionale, poi qualcosa che non andava in lei, ma non si sapeva bene che cos'era. Si sapeva che era a livello addominale suo, si sapeva che io avevo troppo liquido amniotico, ma non si capiva. Poi le cose cambiano e cambia la diagnosi. Si fanno delle ecografie approfondite, mi fanno una risonanza magnetica, scoprono che il problema non è solo a livello addominale generico in lei, ma è a livello del fegato. E due sono le possibilità: o è un tumore o è un qualcosa che non si sa cosa sia. E decidono di effettuare varie ecografie nel corso dei giorni seguenti. Il 24 di settembre, dopo l'ultima ecografia, scoprono che la bimba sta iniziando ad avere del liquido sottocutaneo dovuto appunto allo stress, e decidono di procedere con un cesareo d'urgenza. Da lì in poi ciò che è accaduto è troppo lungo da raccontare. Ciò che posso dire adesso: ciò che è accaduto ha condizionato la nostra vita per sempre. E Agata è nata ed è una bimba bellissima, sveglissima quando sta sveglia. Sembrerebbe proprio che non ci sia nulla che non vada, se non fosse appunto per questo scompenso polmonare cardiaco dovuto appunto a questa cosa che si rivela poi essere non un tumore, grazie al cielo, ma un emangioma epatico congenito. È un qualcosa che accade nei bambini, anzi nei neonati, al di sotto dell'1% delle nascite. È un qualcosa che ovviamente non ci siamo mai aspettati, non si poteva prevedere in quanto appunto patologia, anzi neoplasia congenita. Siamo sotto cura, siamo sotto farmaci, dico siamo perché è come esserlo in due, in tre, perché ciò che fa lei si rispecchia su di me e sul mio compagno. Siamo una squadra super affiatata, tutte quelle cose che si dicono quando si cerca di restare su e vedere il lato positivo della cosa. Nonostante i nostri vari trasferimenti e ricoveri, nonostante l'ultima trasferta all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un suo aggravamento, ecco, nonostante tutto questo noi piangiamo comunque, facciamo tanta cacca e mangiamo tanta pappa. E cerco di tenermi su perché lei sente tutto senti tu, vero? È ora di spegnere, ok?
Spero di poter raccontare presto cosa sia successo, perché magari tutto ciò potrà aiutare qualcun altro anche a scoprire questa malattia rara. Non so neanche che svolgimento potrebbe avere in un futuro, perché siamo tutti molto positivi sul fatto che sia un qualcosa che vada a restringersi negli anni. Tutti i medici stanno confermando questa tesi, nonostante il suo emangioma sia veramente gigante. È un qualcosa che ci vorrà un po' di tempo per farlo scomparire del tutto. Ma per ora il percorso è stato ottimo. Spero solamente che tutto questo, visto da un futuro, da una finestra sul futuro, nel futuro, sia soltanto qualcosa di offuscato e da ricordare come un momento un po' buio dal quale siamo usciti.